Buonasera a tutti ragazzi, siamo qui oggi con la settima puntata di Pokémon Online. Scusatemi, Pokémon Zaffiro, scusate ragazzi. Stanchezza. Dovete capirmi. Intanto iniziamo qua, aspettiamo che si carichi. Ok, togliamo che so che c'è. No, non c'è adesso, stavolta no. Stavolta c'è stato bravo, dai. Ragazzi, sono quello del volume. Intanto sono Diablo 9711 e come già sapete, questa qui è una serie bella che vorrei terminarvi. Ok, perfetto. Siamo arrivati qui. Ecco, cazzo. Cosa faccio adesso? Mi tocca. Lottiamo contro di lui, sperando non rompa più le palline. Parte la sfida di Marcus Pescatore. Vabbè, dai, pescatore, non è che mi faccio tanti problemi. Ok, Magikarp. No, ragazzi, non c'è Pokémon più inutile di Magikarp. Prendere un botto di roba, secondo me, perché non è possibile, è inutile come Pokémon, ragazzi, non c'è altro da dire, il Pokémon più inutile della... Vedete? Solo Splash. E non fa altro, eh. Non fa altro. Tanto il nostro Sableye è quasi al 14° livello, ragazzi, molto molto bene, molto bene. Tra due livelli dovrebbe salire di livello e evolversi se non... E se non ci vuole qualche pietra perché vabbè, tenta. Oh cazzo, vuoi cambiare Pokémon? No, vediamo subito. Tenta come ho dato un capo del pescatore. Ok, va bene. Ombra notte. Ok, vediamo. Aspetta, non penso di farli tanto con questa volta perché attento. Usa veleno spino. No, è contro di me, è fortissimo, cavolo. Non pensavo. Ecco appunto, questo vi dicevo. Che mi avvelena. Con niente mi avvelena sto stupido animale del cavolo. Sta brutta medusa schifosa. Ombra notte, usiamo contro di lui. Attacco molto. Super suono. Oh, beh, oh, me ce le ho tutte, ragazzi. Oh, il tipo con avvelenato. Dopo, il veleno effetto su Sableye e ce l'ho anche confuso. Perfetto, bene. Vabbè, questo non è che mi faccia tanto, cioè, non è molto efficace. Sableye confuso. Non la colpisci da solo? Per favore, no, 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 no. Oh, che palle. Se adesso ce l'ho tutte io, ragazzi. Veleno spino, ok. Se... Beh, ciao ragazzi, devo andare in paradiso, mi sa. Ok, perfetto, non è più confuso. Usa graffio, benissimo. Ok, perfetto. Ok, Sableye riceve 112. Olè, ragazzi, olè. Oh, Pokéina anche pure. La prossima scelta di Marcus Pescatore sarà Magikarp. Bah, cambiare Pokémon, ma no, ce la faccio. Ok, vediamo, sperando. Vabbè, dai, non ci metto tanto. Devo disavvelenarlo. Super colpo gassosa. Mega Ball. Forse non è niente per te, vecchio. Non ho alcun effetto, immaginavo. Spero che questa sia quella giusta. Ora, recuperato con 10 più. Non troppi, ragazzi. Magica nemico, usa Splash, ok, usa quello che vuoi. Giovanni, Diablo 9711, manda a cagare questo Pokémon di cacca. Vabbè, torniamo a noi, ragazzi. Ragazzi, mi spiegate, scrivetemi sui commenti se che voi che ve ne intendete di più, anche te Paolo, il nostro primo iscritto, e se te ne intendi di Pokémon, ma penso di sì. Se questo cavolo di Pokémon può fare altro a parte Splash. No, perché...
Cioè, non capisco. Non penso possa fare altro perché fa sempre solo quello, non altro. In effetti su Sablei, oh, boh, va bene. Mi ho capito che Sablei morirà, ragazzi. Vabbè, è stato bravo ancora. Ma non succede, non capita mai nulla questa mossa. No, no. Pokémon più inutile non ce n'è. Vabbè, non importa, ragazzi. Pokémon più inutile di lui non esiste. Riceve 31 punti. Vai che passiamo di livello e andiamo al 14° livello, ragazzi. Oh, yes. Ok, perfetto. Ah, è venuta la meglio su Marcus Pescatore. Ok, perfetto. Scusa, sono ancora più arrabbiato ora. Vabbè, oh. Ho usato soltanto un Pokémon, ragazzi, da notare che. Che bravura. Un Pokémon. Vabbè. Adesso facciamo una cosa del genere. È bella gassosa lui, così se ha sete prendiamo. Andiamo da bere. Un po' di acqua frizzante, perfetto, non ci sta mai male. All'acciaio, flash. Ok, ovviamente. Cosa faccio adesso, ragazzi? Visto che mi hanno. Che sono imparato a pescare. Neanche una vecchia ciabatta. Aspettiamo di nuovo. Oh, perfetto. Una battaglia così, ragazzi. Vedete che bravo, ho imparato a. Ragazzi, non ho parole per. Non ho parole. Non ho parole, ragazzi. Ecco, vediamo se questa volta andrà meglio. Vediamo cosa ci capita. Guarda che se un altro se è un altro Pokémon del cavolo mi incazzo da morire. Sì! Vabbè dai, lo so che è un Pokémon un po' inutilotto però. La colpa tua è se sono così, se sono ridotto così male. Maledetto. Tentacool selvatico usa super suo. Poverino, sto passandole di tutte di più, paretto. Tanto col selvatico velospina. Non è molto efficace, vabbè, mi ha tolto uno, non è che mi importi più di tanto. Sablei. No, la colpisci da solo però, no, 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 no. Ehi, che palle. C'è tutto. Ragazzi. Tutto io. Si fa così, Pokémon. Potremmo sistemarci anche il nostro Ralts, ragazzi, perché anche Ralts è preso abbastanza maluccio. Eh sì, preso abbastanza maluccio anche lui, a livello 4, abbiamo più. E allora fottiti. No, 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 non posso dire altro. Vediamo se attacco rapido fa qualcosa. Taillow è confuso, non da colpircelo solo, per favore, per favore, per favore. Non è possibile. Non è possibile. Che fastidio. Non può morire una volta ogni tanto. Oh. Prego non togliere tanto che mi serve. Beh. Grazie. Grazie, piccione del cavolo. Grazie. Grazie. Ti metto sulla blacklist e ti metto. Piccione maledetto. Boh, che fare adesso? Ah, giusto, avvelenato. Guardate, ho fatto l'infarto. Beh, ragazzi, muore. Non c'è altro da dire, muore. Sablei, è stato bello averti con noi. Ma purtroppo mi creperai qua. Una cosa, ragazzi, sui commenti. Scrivetemi come cavolo faccio il vertaglio. Perché so che. Perché ho visto un video. Però non mi ricordo più. Cioè. Non ho visto come si prendeva taglio perché su quel video non te lo mostrava. Però ho visto che ce l'ha, perciò in qualche modo si dovrà prendere. In teoria. Se non erro. Perciò, raga, Paolo, per favore. Si chiama anche per nome. Qualcuno ti osserva. Oddio. Tanto adesso muore. Aspetta, facciamo così perché so già come va a finire. Ok. Ok, perfetto. Siccome so già come va a finire, ragazzi, io prevengo il tutto.
Ok, perfetto. Qualcuno ti osserva. Una pergamena. Una pergamena. C'è qualcuno che mi osserva però. Da dove? Mi sento spiato. Cosa chiamata privacy? Sarà qualcuno del team idro che rompe le palle, ragazzi, cosa posso dire? Se vorrei esausto, immagino pure. Lo so che è una pergamena, ma c'è qualcuno che mi osserva. Vabbè, ragazzi, vi dico una cosa. Scopriamo sulla prossima puntata chi è che ci osserva, chi è lo stalker di turno. E da Diablo 9711 è tutto. E ciao ciao.